questione secondo me molto più ampia, perché questo paese ha bisogno di un'attenzione forte al tema della sicurezza, partendo però da la riforma della giustizia. Ci vuole la certezza della pena, ci vuole un'attenzione forte a quello che accade nelle carceri, troppa libertà in questo momento, troppi sconti di pena determinano una situazione che non consente di tenere sotto controllo la microcriminalità e la criminalità. Spesso le forze dell'ordine si trovano a dover arrestare qualcuno e a vederselo il giorno dopo di fronte a loro. Quindi non è un problema di integrazione, non è un problema di, come posso dire, percezione. L'insicurezza c'è. Perché nel momento in cui non si ha la libertà di uscire, in alcuni quartieri di Roma accade questo, ma non solo, dopo le 6 perché è buio e bisogna accompagnare i propri figli da qualche parte, cosa che non avveniva fino a 20 anni fa, è un tema che deve riguardare la priorità delle istituzioni. Quindi servono maggiori divise sul territorio, servono attenzione a equipaggiamenti, risorse da dare e investire sulle forze dell'ordine, servono nuovi concorsi perché le forze di polizia hanno un'età molto avanzata e non sono state mai ricambiate da un processo di immissione di nuove risorse umane da poter utilizzare sia uomini e donne per il contrasto alla microcriminalità e alla criminalità. Tutto questo può fare molto anche la polizia locale. Cioè i vigili urbani sul territorio non sono solo multe, ma devono assolutamente intervenire sullo sgombero dei campi nomadi, piuttosto che attenzione forte al controllo di alcuni fenomeni che sono sul territorio romano, nelle grandi città in particolare. Quindi parliamo di prostituzione, lavavetri, situazioni di accattonaggio molesto, tutta una serie di eventi che sono e sono presenti, che in qualche modo danno una sensazione di insicurezza, ma alcune volte quando ci sono aggressioni, furti, scippi e cose di questo genere, determinano anche una paura forte da parte dei cittadini che non vogliono neanche più andare a denunciare queste cose. Quindi per affrontare questo scoramento e questo allontanamento dalle istituzioni serve delle regole importanti sui temi che vi ho detto, serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine per dare fiducia al cittadino che può tornare ad essere libero.